la civiltà egizia si sviluppò a partire dal 4000 a.C. in Egitto, nell'Africa del Nord, lungo le rive del fiume Nilo. Il Nilo attraversa l'Egitto da sud a nord e sfocia nel Mar Mediterraneo. La valle in cui scorre è ampia e fertile ed è circondata su entrambi i lati da un immenso deserto. Se osservi la carta, puoi notare che l'area dove cresce la vegetazione è molto stretta e segue il fiume lungo tutto il suo percorso. È qui che nacquero i primi villaggi dai quali ha avuto origine questa straordinaria civiltà. Intorno al 3300 a.C., il territorio dell'antico Egitto era diviso in due parti, che corrispondevano a due regni separati, il Basso Egitto a nord, nella zona del delta del Nilo, e l'Alto Egitto a sud, lungo la valle del Nilo. I due regni erano governati da due re diversi. Il re che governava il Basso Egitto portava una corona rossa, mentre il re dell'Alto Egitto indossava una corona bianca. Verso il 3000 a.C., il re Menes unì Alto e Basso Egitto in un unico regno, con capitale Menfi. Con lui iniziò la prima dinastia, cioè una famiglia di re, chiamati faraoni, che si tramandavano il potere di padre in figlio. Nell'antico Egitto governarono in sequenza circa 30 dinastie. Gli storici dividono la storia della civiltà egizia in tre periodi. Durante l'antico regno, dal 3000 al 2200 a.C., l'Egitto visse un periodo di pace e ricchezza, caratterizzato dalla costruzione delle grandi piramidi. La capitale era Menfi. Nel Medio Regno, dal 2050 al 1650 a.C., l'Egitto ampliò i suoi confini verso sud, conquistando anche la Nubia, una terra ricca di minerali. La capitale del regno era Tebe. Il Nuovo Regno, dal 1600 al 1000 a.C., fu il periodo di massimo splendore, durante il quale si realizzarono monumenti colossali, come i templi. Intorno al 1000 a.C., l'Egitto divenne sempre meno potente e fu invaso da altri popoli, finché nel 31 a.C. venne conquistato definitivamente dai Romani. Dopo questa introduzione, incominciamo a scoprire come si viveva in Egitto, iniziando dal suo protagonista principale, il Nilo. Il fiume Nilo era una grande ricchezza per il popolo egizio. Ogni estate, nelle regioni che il Nilo attraversava, cadevano forti piogge, che facevano straripare il fiume. La piena trascinava con sé grandi quantità di terra e fango, che si riversavano sui campi. Gli abitanti dei villaggi capirono ben presto che l'inondazione durava circa 4 mesi. Osservarono che quando le acque si ritiravano, lasciavano sul terreno un fango fertilissimo, il limo. Così, osservando le piene del fiume, i contadini suddivisero l'anno in 3 stagioni. Akhet, 15 luglio, 15 novembre, era la stagione dell'inondazione. I campi diventavano delle paludi e il terreno si arricchiva di limo. Pere, 15 novembre, 15 marzo. Era la stagione della semina e della crescita delle piante. Scemo, 15 marzo, 15 luglio, era la stagione calda e secca. I contadini mietevano i cereali e raccoglievano la frutta, in attesa della nuova inondazione. Gli egiziani costruirono canali per regolare le acque e farle arrivare anche nelle zone più aride. Edificarono anche bacini per conservare l'acqua. Per tenere sotto controllo il livello del fiume, gli egizi costruirono i nilometri, colonne o argini in pietra su cui venivano tracciate delle linee. L'attività principale degli egizi era l'agricoltura. Coltivavano grano, orzo, legumi e alberi da frutto, in particolare fichi e datteri. Dalle campagne provenivano raccolti così abbondanti, che nell'antichità l'Egitto veniva chiamato il granaio del mondo. Vicino al delta del Nilo si coltivavano viti, per la produzione del vino, e lino, con il quale filavano i tessuti. Dalla coltivazione dei fiori di loto ottenevano oli profumati e ornamenti per le abitazioni. Anche l'allevamento era molto praticato. Allevavano buoi, pecore, cavalli, asini, ma anche animali da cortile, e api per la produzione del miele, con il quale dolcificavano i cibi. Il Nilo era ricco di pesci e uccelli, e garantiva agli abitanti cibo in abbondanza. Nelle zone paludose vivevano cacciatori e pescatori. Per catturare i pesci si usavano reti intrecciate con fibre vegetali, lenze e arpioni.
Gli egizi estraevano dalle miniere pietre dure e oro con cui gli artigiani realizzavano gioielli. Estraevano anche marmo e granito, usati per le costruzioni. Gli artigiani producevano oggetti molto raffinati. Con la ceramica fabbricavano vasi, stoviglie e statuette, mentre altri si occupavano della decorazione delle maestose tombe dei faraoni e dei cittadini più ricchi. Lungo le rive del Nilo cresceva spontaneamente il papiro, una pianta da cui gli egizi ottenevano sottili fogli sui quali scrivevano. Con le canne costruivano cesti, calzature e imbarcazioni fluviali. I commercianti egizi scambiavano i prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e i materiali da costruzione, come il marmo e il granito, con i popoli vicini. Si spostavano via terra su carri trainati da animali e lungo il fiume su imbarcazioni costruite con fasci di papiro legati con canne e corde. Successivamente gli egizi realizzarono imbarcazioni più grandi in legno, in grado di trasportare maggiori quantità di merci. Nella città di Menfi sorgeva un importante porto sul Nilo, da dove partivano i mercanti. Per i commerci via mare si servivano di altri popoli, come i Fenici, abili navigatori in mare aperto. Gli egizi importavano merci che in Egitto scarseggiavano, come il legno di cedro e le stoffe dalla Fenicia, l'olio, il vino e la ceramica da Creta, il rame da Cipro e i metalli preziosi dalla Nubia. Dall'Africa centrale provenivano legni pregiati, avorio, uova di struzzo e animali selvatici, come scimmie, giraffe e leopardi. Dalle pitture ritrovate all'interno delle piramidi, sappiamo che gli egizi tenevano molto alla cura e alla pulizia del loro corpo. Si lavavano con un miscuglio di ceneri e argilla, si ungevano la pelle con creme per ammorbidirla e usavano profumi e oli vegetali. Donne, uomini e bambini si truccavano di nero il contorno degli occhi con una polvere chiamata kajal. Gli abiti erano fatti di lino. Gli uomini indossavano un gonnellino lungo fino alle ginocchia con un mantello, mentre le donne usavano lunghe tuniche bianche. I poveri calzavano sandali in papiro, i più ricchi in cuoio. In base all'attività che svolgevano, gli egizi erano divisi in classi sociali. Era molto difficile migliorare la propria condizione e passare da una classe sociale all'altra, poiché questa suddivisione era molto rigida. Puoi immaginare la società egizia rappresentata come una piramide così costruita. 1. Al vertice della piramide c'era il faraone. La regina compariva spesso al suo fianco. 2. Sotto di lui c'erano i sacerdoti, che celebravano le cerimonie religiose e amministravano le scorte di cibo nei magazzini. Seguivano i nobili e i funzionari. Il visir era il funzionario di fiducia del faraone, amministrava la giustizia, riscuoteva i tributi e controllava la costruzione delle opere pubbliche. 3. Gli scribi conoscevano la complessa scrittura egizia. Scrivevano le leggi, riproducevano i testi religiosi e contavano le merci che entravano e uscivano dai magazzini. 4. I guerrieri avevano il compito di difendere il regno dai nemici. 5. Il popolo era formato soprattutto da contadini e allevatori, seguivano poi artigiani e mercanti, che godevano di un certo benessere. 6. Infine c'erano gli schiavi, molti dei quali prigionieri di guerra, che facevano i lavori più pesanti. Nella società egizia le donne avevano gli stessi diritti degli uomini e ricoprivano un ruolo importante in ogni classe sociale. Potevano anche diventare faraone. La regina Hatshepsut divenne faraone dopo la morte del marito e regnò per più di 20 anni. Anche Nefertari e Cleopatra furono due spose reali molto importanti. Il faraone, cioè il re, era l'autorità più importante dell'Egitto e ogni sua parola era considerata legge. Gli egizi lo consideravano un dio, che viveva sulla terra per regnare sugli individui e per garantire buoni raccolti, la salute delle persone e degli animali e la vittoria nelle guerre. Il faraone viveva nel palazzo reale, un'abitazione grandiosa che simboleggiava la sua potenza. Per un certo periodo, alla morte del faraone, il corpo veniva deposto all'interno di una piramide, un enorme edificio costruito con blocchi di pietra. Egli aveva potere assoluto. Era padrone di tutte le terre e di tutte le ricchezze dell'Egitto. Organizzava i lavori agricoli,
stabiliva i tributi che il popolo doveva pagare e decideva le scorte di cibo da depositare nei magazzini per i periodi di carestia. Era capo dell'esercito. Stabiliva le leggi. Era il sacerdote più importante.